Nokia 5300 Express Music. Questo nome mi porta indietro nel tempo. Era il lontano 2007-2008 quando mi hanno comprato questo cellulare e mentre in America stava già uscendo l'iPhone 3G, io ero tutto contento del mio Nokia 5300. Beh, su, erano tempi diversi, io manco sapevo cosa fosse un iPhone nel 2008 e tutti i miei amici avevano telefoni di questo tipo, quindi per me era perfettamente normale. Anzi, in quel momento questo cellulare era davvero il top del top, il meglio del meglio. Forse non ci siamo capiti, questo telefono aveva delle caratteristiche davvero impressionanti per quel momento e ora ve le leggo tutte quante. Con questo telefono potevamo fare le foto e i video, che non era una cosa per niente scontata. Scambiare file col Bluetooth e gli infrarossi, cioè entrambe le modalità di scambio file, in quel momento era una figata. Andare su internet con la velocissima rete Edge, che di fatto veloce non era e ogni volta utilizzarla costava praticamente un rene, quindi non l'ho mai utilizzata. Potevamo anche giocare ascoltare MIDI e i file MP3. Per non parlare poi della customizzazione di questo cellulare, potevi creare il tuo tema online, scaricarlo, applicarlo, insomma, era davvero una figata, potevi fare tutto. E voi ve lo ricordate questo cellulare? Ormai sono passati un po' di anni. Se siete abbastanza vecchi, scrivetemelo nei commenti. Prima di continuare col video, vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Attivate inoltre la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Fate anche un giro sui miei canali di Telegram, JazzTech, per essere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il canale YouTube, e invece Amazon Tech Offers per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte di Amazon che riguardano il mondo della tecnologia. In quegli anni, per scambiarci i file, non utilizzavamo internet, WhatsApp, Telegram, non esistevano. Quindi che cosa si faceva? Ci si scambiava i file soltanto col Bluetooth. Era una cosa davvero stranissima, e i file che giravano erano più o meno sempre gli stessi. Mi ricordo benissimo le foto della Tectonic, le canzoni dei Sonora e le canzoni degli Studio 3. Beh, diciamo che erano tempi bui. Come mai ho in mano questo gioiellino di ormai 14 anni fa? Allora, io non l'ho mai buttato semplicemente perché ha sempre continuato a funzionare. All'inizio, quando ho preso l'iPhone 4, che è stato il mio primo vero smartphone, lo tenevo perché non si sa mai, dovevo andare magari da qualche parte dove non mi fidavo a portare il mio nuovo iPhone e quindi portavo questo fantastico telefono di scorta. Per farvi capire, tutti i posti con lo scippo facile, quindi magari Gardaland, quindi quando sali appunto su queste giostre devi lasciare giù lo zaino e quando scendi non sai neanche se lo zaino c'è ancora, oppure non lo so, in discoteca, dove non si sa mai che cosa ti trovi nella tasca quando esci dal marasma e dal casino. Passare da un telefono all'altro non era complicato, bastava cambiare la SIM e via. Io poi ero abituato a questo telefono, l'avevo avuto fino a qualche mese prima, quindi per me non c'era tutta questa differenza tra l'iPhone 4 e questo telefono, almeno in termini di abitudine. Ovviamente le cose che l'iPhone 4 poteva fare erano 10.000 volte di più rispetto a quelle che poteva fare questo fantastico gioiellino. Per gli ultimi 10 anni poi è rimasto nel cassetto, spento, inutilizzato. Qualche giorno fa ho deciso di provarlo, l'ho tirato fuori e mi sono accorto che tutta la parte in plastica morbida che sta intorno allo schermo si era praticamente disintegrata. La toccavo e praticamente iniziavo a vedere la parte sotto coi componenti, quindi dovevo cambiare per forza la scocca. E mi sono detto, scusami Gian, se questo telefono funziona ancora, perché non ti compri la scocca davanti e dietro che costa, non lo so, 10-15 euro e ti sistemi questo telefono? Non si sa mai, anche soltanto per questioni sentimentali. Quindi sono andato sul buon vecchio eBay e ho ordinato la scocca davanti e la scocca posteriore. Sono arrivate e le ho installate subito. Non ho fatto il video semplicemente perché ero troppo elettrizzato e quindi sono andato come un treno. E adesso finalmente questo telefono è di nuovo utilizzabile. Già che c'ero, avevo anche perso il cavo di alimentazione e quindi ho ordinato il cavo su eBay, però non ho preso quello originale. Ho preso un cavo che ha da un lato l'attacco strano del Nokia e dall'altro una USB. In questo modo lo posso utilizzare con i caricatori che ho già in casa. Ero davvero dubbioso sul funzionamento di questo cavo, eppure funziona da Dio. Ok, facciamo finta adesso di essere nel 2007-2008 e facciamo la recensione di questo Nokia 5300 Express Music esattamente come se fosse appena uscito. Tutti gli altri canali YouTube recensiscono i nuovi telefoni e noi invece facciamo qualcosa di diverso. Non c'è budget e quindi andiamo indietro nel tempo. Eccoci qui col nostro piccolo ma fantastico Nokia 5300 Express Music. Iniziamo subito col dare uno sguardo a questa schermata, che è la schermata di blocco. Questo è il tema originale Nokia e non abbiamo nessuna immagine come sfondo. Sblocchiamo adesso il telefono e andiamo a dare uno sguardo a tutti i menu e le funzioni che questo piccolo telefono offre. Comunque quanto è figo aprirlo e chiuderlo con questo meccanismo, non potete capire. È una figata. Premiamo quindi sul tasto centrale che ci manda nel magico mondo dei menu. Qui abbiamo i messaggi, la rubrica, il registro, impostazioni, galleria, multimedia,
Push to Talk, che non sono mai riuscito a utilizzare purtroppo, calendario, applicazioni, e se scendiamo abbiamo anche un rudimentale browser che assolutamente non vi consiglio di provare, era già terribile all'epoca, figuriamoci adesso. Per cominciare direi facciamo un giro all'interno delle impostazioni. Come prima cosa abbiamo i modi d'uso, quindi normale, silenzioso, riunione, all'aperto, insomma le classiche modalità di utilizzo che abbiamo anche su telefoni moderni. Dopodiché abbiamo i temi, in questo caso abbiamo il tema della Nokia già impostato, però possiamo andare a impostarne degli altri. Lasciando la selezione su uno di questi temi ci dà un'anteprima, e questa è l'anteprima di questo tema. Dopodiché abbiamo Candy Station, vediamo com'è, lo sta caricando, eccolo qui. Neon Noise, insomma diciamo che non mi sono mai piaciuti questi temi già presenti all'interno del telefono, ne ho scaricato qualcuno customizzato a suo tempo, ne ho creato qualcuno io tramite alcuni tool online, altrimenti utilizzavo quello di default della Nokia. All'interno di toni possiamo andare a impostare il volume della suoneria e di tutte le notifiche dei messaggi, in questo momento sono volume basso o nullo semplicemente perché è in silenzioso. Dopodiché all'interno di display abbiamo le impostazioni della schermata di blocco, quindi lo sfondo, le impostazioni del menu rapido, le icone, possiamo cambiare un po' di cosine qui dentro, data e ora. Connettività, questa sezione è particolarmente interessante perché appunto come dicevo abbiamo la possibilità di inviare e ricevere file col Bluetooth e anche con gli infrarossi. Questa ragazzi è davvero una figata. Spostiamoci adesso all'interno della galleria. In alto avremmo la memory card se ne avessimo inserita una, io in questo caso non l'ho messa e quindi abbiamo soltanto la memoria interna del telefono che è davvero davvero limitata, se non sbaglio sono 8 MB e quindi dobbiamo un po' accontentarci di quello che c'è. Essenzialmente abbiamo tutte le cartelle divise per tipologia di file. Abbiamo la cartella delle foto, dei video, i file musicali, i temi e così via. Se ci spostiamo all'interno di multimedia possiamo andare ad avviare la fotocamera, che come vedete ha una risoluzione davvero, davvero spaventosa. Possiamo registrare foto e anche video. Dopodiché abbiamo il lettore musicale e il lettore multimediale, che possiamo andare a utilizzare appunto con i file all'interno della nostra memory card. Dopodiché abbiamo la radio, che però purtroppo possiamo attivare soltanto se colleghiamo le cuffie, perché servono appunto per fare d'antenna. Se andiamo all'interno della cartella organizer, poi abbiamo la possibilità di impostare la sveglia, l'agenda, le note, abbiamo tutto quanto, esattamente un po' come sull'iPhone, semplicemente scrivere una nota qua dentro è molto molto più complicato perché dobbiamo andare a usare la fantastica tastiera. Prima di continuare vorrei parlarvi di offertepertutti.it, un sito davvero fantastico che ci permette di risparmiare acquistando su Amazon. Come funziona? È davvero semplice, basta copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa ed incollarlo all'interno di offertepertutti.it. Premiamo poi su cerca ora e ci verrà aperta in automatico una nuova pagina con tutte le migliori offerte di Amazon riguardanti il prodotto che abbiamo cercato. Selezioniamo quindi l'offerta migliore, acquistiamo il prodotto e risparmiamo qualcosa. È inoltre disponibile offerte per tutti i bot, un bot di Telegram che fa più o meno la stessa cosa. Utilizzarlo è semplicissimo, basta incollare all'interno della chat il link del prodotto che ci interessa e premere poi sul link che ci manderà il bot in risposta, che ci aprirà a sua volta una nuova pagina con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che abbiamo cercato. Se acquisterete a partire da uno di questi due metodi aiuterete il canale a crescere e per questo vi ringrazio in anticipo. Proseguiamo adesso con l'ultima sezione, ovvero la sezione delle applicazioni. Qui dentro abbiamo dei giochi, purtroppo a me ne è rimasto uno solo, Music Guess, di quelli preimpostati, però sono riuscito a trovarne un altro che era già presente all'interno del mio telefono quando mi è stato venduto, che è questo qua, Pro Snowboard, l'ho scaricato online, me lo sono mandato col Bluetooth direttamente dal mio Mac e sono riuscito ad aprirlo. Come vedete funziona alla perfezione. Possiamo scegliere se continuare la partita di prima, iniziare una nuova partita, vedere i record. Io vado a selezionare nuova partita, modalità esperto, sono 14 anni che ci gioco. Dopodiché vado su missione 1, ovviamente sarò una pippa perché sono anni che non gioco. Vado su ragazzo e questa è la mia prima missione. Ovviamente non vado neanche a leggere e andiamo a vedere come si fa a giocare. Andiamo al countdown e noi siamo questo tizio sullo snowboard che essenzialmente deve fare dei trick e delle cose fantastiche. Spostiamoci un pelo per riuscire a salire, ecco qua, su questa barra. E dopodiché ci possiamo spostare a destra o a sinistra utilizzando le freccine qui. Oppure ancora possiamo andare a utilizzare i numeri. Utilizzare i numeri ovviamente è molto più comodo. Col 4 andiamo a sinistra e col 6 andiamo a destra. Dopodiché premendo invece il 5, che è il tasto centrale, andiamo a fare i salti. Non sembra, ma questo gioco è davvero avvincente e io ci passavo le ore. È un sacco carino. Tra le fantastiche app che avevo scaricato, avevo provato a installare Facebook, però ovviamente ha bisogno della connessione a internet, quindi gli dico accesso alla rete sì,
e poi si incazza perché di fatto non c'è all'interno una SIM, però va bene. Una cosa bella è che ho scoperto che esiste una community molto attiva per questo tipo di cellulare, quindi se andate online troverete un sacco di applicazioni che potete scaricare. C'è addirittura una versione di Skype aggiornata al 2017, che è una cosa secondo me davvero assurda, che potete scaricare e utilizzare su questo cellulare. Il fatto che online ci siano un sacco di temi, un sacco di applicazioni scaricabili per questo telefono è davvero fantastico, perché di fatto non lo rende un mattone, ma potete in qualche modo riuscire a renderlo il più possibile al passo coi tempi. Io questo telefono non l'ho mai resettato, quindi all'interno ho ancora tutti i messaggi, tutte le registrazioni vocali di 14 anni fa. Quindi adesso mi prenderò un po' di tempo e andrò a vedere quanto ero imbarazzante 14 anni fa. Cavolo, ragazzi, erano davvero bei tempi. Comunque mi rendo conto che sto iniziando a diventare vecchio. Quando inizio a dire 10 anni fa, c'è davvero da preoccuparsi. È iniziato il declino. Opinione sincera, utilizzerei oggi questo telefono? Assolutamente no, semplicemente perché ormai siamo abituati ad avere internet a portata di mano e tutte le applicazioni che sfruttano internet. Se internet invece non esistesse e non ci fosse il wifi, allora il confronto tra questi due telefoni non sarebbe poi così assurdo, ovviamente tenendo comunque presente che ci sono 14 anni di differenza. Senza internet e senza il wifi, l'iPhone più o meno farebbe le stesse cose di questo Nokia, sicuramente meglio, ma comunque sarebbero le stesse cose. Che se poi volessimo essere sinceri sinceri, questo piccolo Nokia ha qualcosa in più dell'ultimo modello di iPhone. Che cosa? Allora, sicuramente il sensore infrarossi per scambiarsi file è poco utile, però questo ce l'ha e l'iPhone non ce l'ha. Un'altra cosa che questo scatolino ha e l'iPhone non ha è il ricevitore della radio FM. Con questo Nokia possiamo infatti andare ad ascoltare la radio senza l'utilizzo di internet e l'iPhone non lo può fare, ha bisogno per forza di una connessione ad internet. Un altro piccolo punto a favore per questo telefono è la qualità dell'audio. Questo telefono fa parte della serie Express Music, quindi è stato progettato con l'audio come punto principale. Mi ricordo ad esempio che quando ho comprato l'iPhone 4 il volume mi sembrava eccessivamente basso perché rispetto a questo non c'era paragone. Il volume di questo Nokia era due o tre volte più alto di quello del mio iPhone 4. Ricapitolando, quindi, se non ci fosse internet da tenere in considerazione, questo telefono non sarebbe poi così assurdo ai giorni nostri. Ha tutte le modalità possibili di connessione, abbiamo anche dei giochini, possiamo ascoltare la musica, fare foto video, seppure non nella qualità migliore possibile, e la batteria dura abbastanza. È decisamente più piccolo e compatto rispetto all'ultimo modello di iPhone, e poi da chiuso non c'è praticamente paragone, quindi comunque qualche piccolo punto di forza ancora ce l'ha. Ora ci farà qualcosa nei prossimi mesi, onestamente non lo so. Penso che tornerà nel suo cassetto e chi lo sa, magari lo tirerò fuori tra altri 10 anni. Ora però tocca a voi, scrivetemi nei commenti qual è stato il vostro primo cellulare, sono curioso. Dunque spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Come sempre all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram, Instagram e adesso anche Twitch. Mi raccomando, seguitemi. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!